Ebbene sì, è giunto il momento di togliere quei dannati dread dalla testa di Salvatore Rosa Spruzzi. Da quando gli abbiamo acconciato i capelli in questa maniera, il nostro Salvatore ha smesso completamente di essere in grado di colpire il pallone di testa. Saranno per caso i dread che lo appesantiscono? Probabile, pertanto dovremo cercare di alleggerirlo un pochettino. Il capello alla Roberto Baggio ci starebbe, ma sarebbe un insulto al divin Codino. Potremmo fare una sorta di ritorno al passato e ridargli questa fantastica acconciatura? Che ne pensate? Nah, troppo mainstream. Ma questo taglio di capelli da Brandon Urie? Ne vogliamo parlare? Madonna Salvatore, stai quasi diventando un sex symbol, non va bene. Li voglio un pochettino pignorare. Ecco, vabbè. Ah, shit. Può andare. Direi che con questa nuova capigliatura il buon Salvatore è pronto a fare stragi sia in area di rigore sia in discoteca. Tuttavia ho deciso che lascerò alla vostra immaginazione le varie cose che Salvatore potrebbe fare in discoteca. Ve le state immaginando? Sì? Bene, mi dispiace per voi. Direi piuttosto di dedicarci al calcio giocato e di riprendere la nostra avventura dalla Coppa Italia, dove dovremo affrontare l'Ascoli. Prima di scendere in campo però, ragazzi, vi voglio ricordare che quest'oggi, venerdì 3 agosto, è l'ultimo giorno in cui saranno disponibili per l'acquisto le magliette di Salvatore Rosa Spruzzi. Pertanto, qualora foste interessati ad acquistarne una per spargere dello swag rosa in ogni singolo angolo d'Italia, mi raccomando affrettatevi, perché allo scadere della mezzanotte le magliette non saranno più disponibili. Il link allo shop lo trovate in descrizione e detto questo, ragazzi, possiamo andare a fare una miriade di gol all'Ascoli. Allora, il giocatore più forte dell'Ascoli è un 69 di overall. Non dovremmo avere problemi a trapassargli la difesa in ogni modo possibile e immaginabile. Ecco, appena detto! Rosa Spruzzi, primo pallone toccato, subito in gol, dopo neanche 600 secondi. Forse potrebbe aver trovato il look definitivo il nostro uomo. Non ditelo in giro, però questa cosa mi spaventa parecchio. Non è abbastanza ignorante, non va bene. 2-0 subito. Ick! Ma che cazzo è? Ma per favore, doppietta di Rosa Spruzzi in 2 minuti. Mamma fa culo. Comunque sì, ci sta davvero bene con sto capello. Dai, abbiamo preso gol dall'Ascoli seriamente. Vabbè. Certo che i portieri della Roma sono ben scandalosi. Cioè, tra Skorupski e Alisson non so chi sia peggio. Ovviamente nel gioco. Cioè, considerate che Skorupski è un 79 di overall, Alisson un 81. Cioè, non proprio nella realtà. Però, ora colpiamo di testa. Il che è ottimo. No. Me ne vado, addio! La tripletta di Rosa Spruzzi nella maniera più ridicola e schifosa del mondo. Vabbè, risediamoci, va, che qua non ha senso andare in giro per la casa. Ma, cioè, me l'ha passata al portier. Me l'ha letteralmente passata al portier. Io. Nice one. Bel tocco di Pellegrini. Gran controllo di Rosa Spruzzi e gran gol. Signori, 4-1 in mezz'ora. Poker per Salvatore Rosa Spruzzi. Volete sapere una cosa? Mi sa tanto che dopo questa partita andrò ad aumentare il livello di difficoltà e lo metterò a livello massimo, perché non ha più senso ormai giocare così. Facciamo 6 gol a partita, non c'è neanche più gusto. Allora, 5-0 addirittura di El Shaarawy. Va bene! 5-1, scusate, ha fatto anche gol il signor Rossetti, così, per puro sbaglio, peraltro, però, dettagli. Dai, Dieghito, mettila in mezzo, questa è la prova del 9! Oh! Oh, io volevo un pallone in modo tale da colpirlo di testa, cioè stava venendo fuori una cosa ben più figa! Oh mio Dio, che dai, vai con Pellegrini! Vai ad abbracciarlo, per favore! No, non a sciare, cretino. Dai, Cengiz, mettilo su 7-1. Grande uomo. Bravissimo. Non ha senso questa cosa. Il fatto che non ho neanche abbassato la difficoltà. Boh, sembra essere diventato tutto quanto più facile all'improvviso. Forse perché Salvatore è diventato un 86 di overall e non è più un 75. Per quello le cose mi vengono facili, però. Dai, ultima opportunità, signor Stiber. Me la mette in mezzo. Rosa Spruzzi di testa. L'abbiamo lisciata anche con questa nuova capigliatura. Non va bene. Non va bene. 7-1, 5 gol per Rosa Spruzzi. Che cazzo posso farci io? 18 gol in 7 partite.
Ah, Salvatore, minchia, sei bellissimo con questa capigliatura. Adesso sembri sì un uomo brutto, ma allo stesso tempo sembri anche un uomo che cerca di rendersi quantomeno presentabile. E adesso, per la felicità di tutti quanti, andiamo ad aumentare la difficoltà a Superstar, che è il massimo. Dopo c'è soltanto principiante, quindi si torna indietro. Mettiamoci subito alla prova in Europa League, dove dovremo giocare contro lo Zvolle, ma oggi giochiamo come ala. Perché Dzeko è punta centrale, ok, una partita ogni tanto posso accettarla in quel ruolo. L'importante è che non diventi un'abitudine, signor Di Francesco, mi raccomando. E nulla, vediamo com'è questa difficoltà superstar e vediamo se, insomma, sarà un pochettino più difficile segnare le difese avversarie. Se lo scatto di difficoltà tra professionista e campione è inesistente, quello tra campione e superstar è gigantesco, non ha senso sta cosa. Ecco, vaffanculo, devo stare zitto. È più difficile, mamma mia. Non so se sarà più... TPCC. Guarda, prendo palla e faccio un gol della Madonna che mai prima d'ora avevo fatto. Che succede, Camara? Ti ho spaventata? Scusami, amore. Gran palla di Pellegrini, Rosa Spruzzi sulla fascia, cross in mezzo per Edin Dzeko, pallone al bacio! Lo ha lisciato il bosniaco, non ci credo. Ma porca puttana, non ci arriverò mai più sui cross, perché... Cazzo. Invece ho avuto una botta di culo a fare quel gol, Porca puzzola, adesso le difese prendono tutto. Non so se sia stata soltanto una coincidenza il gol, non so se sia stata una coincidenza il fatto che lo Zvolle abbia giocato da Dio, però faccio fatica, parecchia. Il che va bene, perché è più realistico, però cazzus. Spero solo di abituarmi presto, altrimenti sarà la fine per il nostro Salvatore. E oh... ma guarda un po' chi si rivede. Bentornato, signor Sarri. Ho atteso questo momento per davvero troppo tempo. Guardatevi come vi siete ridotti adesso. giocare con Milik come punta centrale. Non mi farete mai gol, lo sapete? No, ha segnato Milik. E me ne vado per la seconda volta in questo video. Arrivederci. Addio, mai più. Ma che cazzo di senso ha? Spiegatemi. Sono stato 6 mesi nel Napoli e non ha fatto neanche un tiro in porta decente. Ora che gioco nella Roma passano 6 minuti e fa gol proprio Milik. Mi sento preso per il culo. A fatica ci siamo guadagnati un calcio d'angolo. Dai Totò, di testa, su Koulibaly. Anticipalo, colpisci. Porca zoccola. Ma che cacchio va dietro. Vabbè. E niente raga, la partita è finita così, vittoria del Napoli. E non ha senso, non ha senso niente, perché si è passati dalla difficoltà ameba a una difficoltà oltremodo esagerata. Non ci sono scalini, non ci sono vie di mezzo, non ha senso questa cosa. E tra l'altro, beffa delle beffe, con questa vittoria il Napoli ci supera in campionato. Ragazzo, un parecchio mortificato. Non so proprio a cosa pensare in questo momento, perché è stata impossibile quella partita contro il Napoli, vi giuro. Che la difficoltà superstar sia difficile non lo metto in dubbio, d'altronde è la più alta tra tutte quelle disponibili, però minchia, non pensavo di non riuscire a fare neanche un tiro in porta in 90 minuti di partita. Qua stiamo un po' esagerando. Vi ripeto, magari si tratta soltanto di coincidenze e di partite che avremmo giocato di merda anche a difficoltà campione, perché ai tempi dell'Arsenal capitava di fare partite simili, però... Boh, speriamo che con l'Inter vada meglio. Ma seriamente l'Inter sta giocando con Tommaso Berni una partita di campionato contro la Roma? Perché? Vabbè, grande Tommy, sempre il migliore. E continuiamo a lisciarla! E Stieber me la mette quasi di tacco. Non ha senso nulla, non ha senso nulla. Girala, Rosa Spruzzi di prima. Palla che sfiora l'incrocio. Ok, la squadra gira, l'Inter sembra in bambola. Salvatore Rosa Spruzzi svetta sopra Ranocchia e va ad infilare il pallone alle spalle di Tommaso Berni. Milano è la mia città, sta dicendo Salvatore una volta salito sui cartelloni pubblicitari. Signore e signori, poi va a cercare l'abbraccio di un compagno che gli viene ovviamente negato. Mi pare piuttosto ovvio come cosa. Bel cross, gran stacco, gran colpo di testa. Signori, che gol. Ok, si è tornati a fare sul serio. Non so se sia una coincidenza. Non so più quale sia la realtà e quali siano le coincidenze. Devo riabituarmi, raga. Oh mio Dio, che inserimento di Rosa Spruzzi! Che parata di Berni! No, oh, cosa sta succedendo lì? Minchia però, che passaggio! E niente, anche questa partita finisce per 1-0, però per noi, fortunatamente non per l'Inter. Sì, al di là del tiro all'inizio e del gol all'inizio, non è più successo nient'altro, quindi
di fatto forse sto trovando una sorta di semi-equilibrio. Diciamo che soltanto la mia terza partita, mi ci devo ancora abituare per bene. E dopo le prime 10 partite stagionali abbiamo una media gol di 2 gol a partita. Ne abbiamo segnati 20 in 10 partite. Ok, sarà un anno fantastico per il nostro Totò. Non ricordo esattamente dove avessi lasciato in sospeso il video, perché dopo aver giocato contro l'Inter ho spento tutto quanto e sono andato a dormire visto che non mi sentivo tanto bene. Immagino che possiate capirmi però, perché dover guardare Salvatore in faccia per più di un'ora consecutiva può causare anche questi effetti. E con Bruno Peres schierato come ala offensiva, io, cioè, questo gioco non ha senso con le formazioni. E cominciamo questo derby di Roma, il primo per Salvatore. Riuscirà a lasciare lo zampino su questa partita? Io lo spero. In italiano non ha senso quello che ho appena detto, vero? Vabbè, succede. Vai Totò, subito sulle caviglie. Bravo Bastos che ha capito tutto dalla vita. Guarda per un der. Vai, pallone per il turco d'esterno al palo. Salvatore, arrivaci, ti prego. No! Rosa spruzzi assist, ma non funziona. Nah, Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic con uno schema alla FIFA proprio. Ho fatto una carriera allenatore su FIFA di 31 episodi in cui il mio migliore schema da calcio d'angolo era crossala sul primo palo e spera che Sergei ci arrivi. E ho fatto un sacco di gol in questo modo. Doveva essere un lancio per Florenzi quello, Totò. Che cazzo. Bella l'azione. Vai Pellegrini, trovami il pareggio. Grande uomo, gol della Roma, 1-1 al minuto numero 64. Rosa Spruzzi non ha fatto un cacchio se non creare lo spazio per il numero 7. E comunque a volte anche fare questi movimenti senza palla può essere davvero molto fruttuoso, come potete vedere in questo momento. Peccato che nei videogiochi queste cose non contino un cazzo, e a meno che tu non faccia gol o assist sei davvero una merda di giocatore. Gran palla di Perotti per Rosa Spruzzi, è partito il numero 13 inseguito da Bastos e Lulic. Entra in area Totò, Totò, palla sul sinistro, stracoscia. Dannazione. No, mi ha tolto? Mi ha tolto per far entrare Dzeko. Nel momento in cui c'era il calcio d'angolo. Siete dei deficienti! Oh mio Dio, stava per segnare Perotti. E niente signori, pareggio più che giusto che non fa felice nessuna delle due squadre. E ovviamente anche per il mese di ottobre il signor Salvatore Rosa Spruzzi entra di diritto nella miglior squadra del mese. E dunque gente, questo episodio a questo punto io lo concluderei qui. Io spero che vi sia piaciuto, se così fosse vi lasciare un bel like, a passare in descrizione, dato di quanti miei social network e soprattutto dallo shop delle magliette di Salvatore Rosa Spruzzi, che vi ricordo saranno disponibili soltanto fino a mezzanotte. Detto questo, noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovo video dedicato alla vita e alla carriera di questo ripilante uomo che con questo taglio di capelli però è alquanto figo. Voi avete una buona giornata, bye bye. Hate my fucking shit, you a motherfucking chump. Ay, ooh, yeah, damn, Billy stay high like a kite. Yeah, bitch, I blew up overnight.